Lo sguardo concentrato dei piloti, il lavoro frenetico nei box, l'adrenalina al massimo prima dello spegnersi del semaforo, i motori al massimo, il paddock gremito da ragazzi alla prima esperienza e con una carriera davanti, piloti che hanno fatto la storia del motociclismo tricolore, piloti alla prima esperienza in pista, tutti con un unico comune denominatore: divertirsi e dare il massimo per la prima gara del 2020. Benvenuti dal circuito di Varano. Abbiamo dovuto attendere, sognare di tornare in pista, ma poi tutto è diventato ed è tornato alla realtà. In un caldo, torrido ultimo weekend di luglio, i motori sono tornati e con il primo round dei trofei MP Dynasty Exhaust Moto Estate 2020. Qui con voi Gianluca Dramis e al mio fianco Alessio Carra. Buon pomeriggio a tutti, il primo round di una stagione che conta. 3 weekend e 4 gare per categorie, è stato magico. Li abbiamo visti, ci sono state lacrime di commozione, lacrime di gioia. Due giorni belli, intensi, come volevamo noi. Ma il moto estate è tornato e sinceramente ne sentivamo la mancanza. Caldo, tanto caldo, Ale. Cosa ci aspettiamo? Cosa vogliamo da questi ragazzi? Ma sicuramente saranno delle bellissime gare, saranno delle gare molto combattute, sono mischiate comunque delle moto stock con moto elaborate, quindi vedremo la differenza tra sia tra i piloti ma anche tra le moto stesse. Possiamo soltanto concludere questa prima parte dicendo che tutti, ma proprio tutti questi ragazzi ne sono usciti vincitori, perché quello che ha riguardato noi tutti è stata una pandemia generale che pensavamo potesse togliere e minare qualche certezza, e invece siamo qua. Sì, Gianluca, sicuramente la preparazione è mancata anche l'approccio con la pista. I ragazzi non hanno potuto provare a fondo quello che poteva essere la moto o il circuito, quindi diciamo che sono entrati un po' per le loro conoscenze, qualcuno è nuovo, qualcuno è vecchio, qualcuno si è rifatto rivedere, quindi presumo che ci sarà una... Ci divertiremo tanto, ragazzi, a tra poco! Eccoci qui per ribadire quella che sarà i nastri di partenza, la griglia per quanto riguarda la mini GP Trofei MES Round 1 in quel di Varano. In pole position abbiamo Cervioni che ha chiuso in 1:20.592, un tempo meraviglioso e straordinario, addirittura più di 5 secondi di distacco dal secondo, che è Ameli, che ha chiuso in 1:25.832. Il terzo è Trubia, che ha chiuso in 1:26.896. La seconda fila è composta da Dignoti e da Mattia Zampa. Dignoti, che ha chiuso in 1:27.149. Mattia Zampa in 1:28.531. Io da questi ragazzi mi aspetto bagarre, tensione, una bella gara, naturalmente nel rispetto di quello che è questo sport e questa competizione, e tanto divertimento per questi ragazzi che si sfideranno in gara 1. Lascio la parola ai ragazzi della regia che manderanno in onda quelle che sono le interviste pre-gara, e poi ci vediamo qui per l'inizio del match, della gara, gara 1, mini GP. Siamo nei box con Alessandro Cervioni, primo a partire in griglia. Facciamoci raccontare come vuole affrontare questa gara. Ciao a tutti, da ieri è stata una giornata abbastanza positiva, non abbiamo avuto particolari problemi. Abbiamo avuto qualche problema un pomeriggio che era abbastanza caldo. Adesso dai, in gara 1 e questa mattina cerchiamo di migliorare il tempo fatto ieri. Dai, speriamo bene. Ciao a tutti. Siamo qui a Varano con Vittorio Meli della categoria Mini GP e vogliamo farci dire come ha intenzione di affrontare questo nuovo campionato. Vedendo il passo del primo, è un passo molto veloce, spero di mantenere il suo passo, anche vedendo quelli dietro di me stanno a un distacco molto ampio. Se riesco a mantenere il suo ritmo senza fare molti rischi e buttare la gara, lo farò, se no me la gioco con calma e prendo punti da portare a casa. Tutto pronto ai nastri di partenza della mini GP
8 giri da chiudere in gara 1 per quella che è la pole position da parte di Cervioni in 1:20.592. Qui a mio fianco sempre Alessio. Ciao Ale. Ciao ragazzi. Sventolano sia la prepista che il chiudipista mentre si stanno per accendere i semafori. Eccoli qua, si spengono in pennata dietro la parte di Zampa mentre ha inizio il mini GP con Cervioni, il numero 34, che dovrebbe sfrecciare in prima posizione subito a seguire il secondo. Buona partenza, buona anche il sorpasso da parte del diretto contendente. Andiamo on board proprio con Cervioni, che però non ha avuto un grande spunto, anzi forse Ameli che è andato davanti a tutti, subito sorpasso da parte di Cervioni. Vediamo che questi ragazzi ci daranno del filo da torcere. Subito ancora Cervioni. Ale, buonissimo spunto, vero? Sì, buono, buono. Cervioni da ultimo, Ale si trova primo, clamoroso, col piedino. Sono partiti bene, Cervioni soprattutto si sta dando da fare. Nelle prime curve ha già dato la prima parte di sé, quindi ha fatto capire che vuole andare a vincere. On board con Vittorio Ameli, Ale, è stato bellissimo perché Cervioni ha avuto uno spunto praticamente inesistente, si è trovato quinto, ma dalla quinta posizione ha fatto subito in un sol boccone, mentre siamo ancora on board con Ameli, in un sol boccone è riuscito a sorpassarli tutti quanti, ma soprattutto, Ale, la cosa più clamorosa è che in una curva li ha sorpassati tutti, e adesso sta volando, indisturbato, letteralmente davanti a tutti, mentre c'è Bagar per il secondo posto. Ma guarda, su queste moto qua tutto è possibile, penso che... Basta immaginarlo, dicevo, sì, una nota... Comunque non è fondamentale perché comunque sono dei motori molto piccoli, quindi se il pilota ci sa fare poi alla fine può riprendersi alla grande. E infatti Cervioni, Ale, chiude, scusami, primo giro, primo degli 8 giri, davanti a tutti con Dignoti, Zampa, Ameli e Trubia. È stata un po' ribaltata quella che era la starting grid, ti ricordo un po', Ale, tu che sei un po' un amante da questo punto di vista dei giri, come avevano chiuso nelle qualifiche con Cervioni in pole position in 1:25.592. Ti chiedo, c'è veramente un solco? Perché al secondo posto Ameli ha chiuso in 1:25.832, ad esempio, 5 secondi di distacco che si stanno iniziando a collezionare probabilmente già dopo questo primo giro. Una pulizia clamorosa in questa mini GP da parte dello stesso Cervioni rispetto ad Ameli. Trubi aveva chiuso la giornata di qualifica in terza posizione in 1:26.896, poi Dignoti in 1:27.149, Zampa 1:28.531. Ho fatto anche un riassunto, Ale, di modo che riusciamo anche a capire quelle che sono le differenziazioni e perché c'è uno stacco così forte tra i primi e i secondi. Ma guarda, secondo me possiamo parlare di differenziazione più che di moto che di pilota, nel senso che fa molto il pilota anche. Abbiamo dei piloti comunque sono molto molto bravi e che hanno già fatto delle gare su questi circuiti e anche con questi tipi di moto. Invece altri ragazzi come Zampa. Hai visto come gli piace a Cervioni però mettere quella zampetta fuori? Si trova comunque alle sue prime esperienze, quindi è normale che il ragazzo deve ancora abituarsi a quelle che sono le velocità, le dinamiche, le staccate. Detto ciò, immagino che dall'altra parte ci troviamo su una struttura abbastanza performante come la moto di Cervioni, scusatemi. E poi ci troviamo con Dignoli, che è una moto abbastanza preparata. Beh, guarda, ad esempio adesso Ameli sta provando a mettere nel mirino proprio Dignoti e lo passa, ottimo il sorpasso in rettilineo. Probabilmente sta facendo la differenza la moto di Ameli. Ricordiamo che Dignoti è con una 2:50 come Trubia, Zampa è una 4:160, mentre Cervione è una 4:190. E questa differenza proprio di moto, ma io non penso che stia facendo sentire, si vede il solco, Ale, proprio Cervioni sembra che faccia un altro sport. Ti chiedo, non è che praticamente prestato ad un'altra con questa sua moto ad un altro raggruppamento avrebbe dato del filo da torcere a qualcun altro? Perché qua sembra veramente che abbia scavato un solco clamoroso, mentre questi due qua, Ameli e Dignoti, con Ameli che arrisca, valcato Dignoti, ancora Dignoti prova ad entrare all'interno, disegnano delle curve clamorose mentre completa il terzo giro Cervioni. Ale, sembra proprio una gara nella gara, una gara che la sta facendo a sé Cervioni, un po' come Samarani negli altri raggruppamenti.
Qui Cervioni sta facendo un'altra gara, mentre è bellissima l'inquadratura da parte dei ragazzi di Kondo dall'alto, sì, con il drone per farci vedere il circuito di Varano. Probabilmente hanno inserito diverse cilindrate, diverse tipologie di motori, quindi 4 tempi e 2 tempi, nella stessa categoria, per unificare i partecipanti, perché sono... Sei d'accordo con me che c'è una stratificazione clamorosa? C'è il primo, ci sono il secondo e il terzo, Amelie ed Ignoti, che se le stanno dando in santa ragione, poi c'è il quarto e poi c'è il quinto. Cioè sono gare nelle gare, c'è equilibrio tra Amelie ed Ignoti che ci faranno divertire penso fino alla fine. Ma guarda questa inquadratura, ad esempio, come ci fa vedere il distaccamento. Beh, sui primi Amelie, Vignotti e Trubi hanno due tempi da 50 cm cubici, quindi la potenza... Ecco, dai, dimmi qualcosa di questo, Ale. È differente rispetto a quella della la moto di Cervioni e la moto di Zampa. La Zampa lo vedo un po' più indietro, come dicevo, essendo alle sue prime... Che bella inquadratura, sì, è vero, Molto bella. E mentre essendo alle probabilmente le sue prime gare deve ancora prendere confidenza, mentre Cervioni è già esperto su questo settore. Ti do qualche raffronto cronometrico, Ale, che so che tu ci tieni, sei molto interessato a questo. Cervioni chiude col suo miglior giro in 1:22.212, mentre ad esempio Amelie fa il suo miglior giro, lo chiude adesso in 1:24.989. Ci sono 2,7 secondi di distanza tra primo e secondo. Il raffronto cronometrico di Dignoti è 1:24.897, Ale. Anche qui sono 2,6 secondi, per non parlare della differenza, la distanza con Trubia, 1:26.652, 4,4 secondi. Zampa è un no contest, 1:29.290, Ale, sono praticamente 7 secondi tondi che dividono il primo dal quinto. Quanta paura può avere un ragazzino, Ale, affrontare queste curve? Ma sicuramente ha più paura un adulto che un ragazzino, i ragazzini sono abbastanza spericolati, la velocità la sentono poco. Comunque Gianluca, una moto di questo genere non è che raggiunge velocità da 200 all'ora, quindi come giusto che sia si devono anche loro cercare di abituare a quello che è la dinamica della curva, dell'apertura, come stai vedendo adesso. Comunque cercano sempre di trovare quello che è il cordolo. Intanto Cervioni è partito da box, è partito più tardi perché è partito da pit lane. Sì. Non ci eravamo accorti, ovviamente. Poi saremo nel post gara, sai, Ale, che vedremo forse nel post gara. Non vorrei, diciamo che non ha avuto grossi problemi. Non vorrei che l'abbiano fatto partire così, perché come ti stavo dicendo prima, essendo già esperto, bello lo slow motion, Ale, guarda qui di Cervioni, moto un po' più potente, allora. Ho avuto qualche problema in... No, secondo me l'hanno fatto per avvantaggiare comunque la differenza di cilindrata delle moto. Ovviamente... Ci ha messo tre curve, Ale, per rimontare, per riprendere i primi quattro della pista. Vediamo uno slow motion molto carino qui, Ale, con Dignoti, con Amelie stesso, poi con alle spalle Zampa e un po' più attardato Trubia, che poi si è andato a riprendere la posizione su Zampa. Qui è un momento in cui Amelie prova a scappare da Dignoti e evidentemente ci riesce, anche se i due si stanno punzecchiando, se le stanno dando dall'inizio, Ale. È un è sicuramente un GP, un mini GP che, tanto per iniziare, Ale, per il numero di contendenti, non che non sia interessante, ma non è difficile da commentare perché noi ci stiamo divertendo tantissimo anche nel vedere questi ragazzi. Però è adrenalinico per i ragazzi, ma è meno sicuramente interessante da commentare dal punto di vista non tecnico, ma dal punto di vista dei sorpassi. Sì, certo, è abbastanza piatta come gara. E qua stento vediamo la moto di Cervioni. E si vede che c'è una moto completamente differente, una moto preparata. On board con Amelie, Ale, che intanto sta provando a scappare da Dignoti, cercando di crearsi un solco, quando tra poco Cervioni varcherà quello che è il quinto giro, la fine del quinto giro. Qua lo rivediamo, Cervioni ha staccato la compagnia, ma guarda che bella pulizia, Ale, va che è una meraviglia, non sfrutta, anzi sfrutta parecchio il cordolo. Sì, mi è piaciuto tantissimo questa inquadratura, Ale. Tecnicamente sfrutta e sviluppa anche le curve in maniera diversa rispetto ad altri piloti, anche di altre categorie, Ale, sei d'accordo? Sì, assolutamente. Beh, intanto ti stavo dicendo prima che la moto è completamente differente. Se andiamo a vedere, è una moto preparata un po' per l'estremo, e con un pilota che sicuramente è molto più grande rispetto agli altri,
e quindi ha molta più esperienza. Gli altri invece hanno moto sempre preparate, però sono due tempi, quattro tempi, cioè abbiamo qua un miscuglio, come stavo dicendo all'inizio della gara. Ovviamente è stato tutto accorpato molto probabilmente per quello che sono delle differenze, perché delle dinamiche anche di gestione, Ale, delle gare, esatto. Quindi spesso capita che quando ci sono queste gare miste le vengono effettuate perché ci sono diverse, cioè ci sono pochi partecipanti, se no ovviamente correvano in 3 e 2, che non avrebbe avuto senso. Per quanto bellissima ripresa d'altro, intanto Ale, Luca, sui tempi penso ci sia da lavorare abbastanza, nel senso che comunque già in qualifica, come dicevi prima, hanno fatto già la differenza, no? Quindi già si può capire chi può portare a casa che cosa, posta, quali sono le posizioni che possono andare a occupare i ragazzi. Ovviamente Ameli ed Ignoti anche in... Guardali qui però come se le stanno dando, Ale, fino alla fine se le daranno di santa ragione. Ancora Ameli davanti ad Ignoti, bellissimo sorpasso, vediamo se avviene. Chiudi ancora Ameli, Ale, ma è bellissima questa, si viene riproposto molto spesso questo tentativo di sorpasso di Ignoti da Ameli, che gli lascia l'esterno ma poi gli chiude l'interno e non riesce a chiudere pinzando quello che è il sorpasso. Sarà una sfida che verrà riproposta fino alla fine, anche perché se le stanno dando i due di santa ragione, mentre hanno creato uno stacco abbastanza importante e decisamente percettibile rispetto a Trubia, che in quarta posizione ancora si prova ad affacciare Ignoti. Bellissima l'inquadratura da parte della regia, sempre dall'alto ad inquadrare quello che è il circuito di Varano, dove si terrà anche la seconda settimana, durante la seconda settimana di settembre, quelle che sono le seconde, diciamo, appuntamenti stagionali. Andiamo on board, guardalo qui, con Ignoti alle spalle di Ameli, mentre Cervioni sta veramente volando, letteralmente salutando la compagnia. Si sta un po' staccando Ameli, Ale, sei d'accordo, da Ignoti, mentre andiamo live on board sempre con Cervioni? Sì, come stavo dicendo prima, la moto è lo stesso cilindrata, e sono due piloti che comunque... Eccolo qui, mentre molto... ultima al settimo giro Cervioni, siamo vicini all'ultimo, al giro finale. Sono un po' più grandicelli, ma si possono equiparare, quindi è l'unica vera bagarre che vediamo della gara, Gianluca. Non diamo la colpa a nessuno. Assolutamente. Anzi, diciamo che tutti i ragazzi comunque sono... sono qua per farsi le ossa, come dicevano il buon vecchio Valentino. Chi è? Un tuo amico? No, Valentino Rossi. Ah! Sai che Valentino Rossi ha fatto a Tavuglia, ha fatto la parte dei, diciamo, un piccolo vivaio di motociclisti. Assolutamente, no? Abbiamo visto Luca Mai Fratello anche, che sta dando un bel esempio. C'è Pecco Bagnaia, ci sono tanti, esatto, ragazzi che stanno, quindi, prendendo forma da quella che è la sua... Queste gare qua vengono utilizzate anche per questo motivo qua, nel senso che il ragazzo va a formarsi per quello che saranno poi dopo delle gare di classe medio regina. Ameli ancora si tiene alle spalle di Ignoti, mentre Cervioni stava praticamente da vicino per andare a chiudere quello che era l'ultimo giro. Guardiamo qua, probabilmente le ultime curve, i ragazzi di Condotto della regia si soffermano su Cervioni, che affronta in maniera pulita, elegante la curva finale. Ale, guardala qui, la chicane finale prima della fine. Cervioni trionfa in gara 1 in maniera abbastanza solitaria, imbeccato clamorosamente, vince gara 1 Cervioni. Vediamo come terminano, sì, Ameli e Ignoti, Ale. Sì, ci sono più di 20 secondi di distacco, sì. Mentre sventola il bandierone finale, vediamo Ameli e Ignoti come terminano. Guardali lì appaiati, Ale. Ameli passa su Ignoti. Arrabbiato Ignoti, hai visto, Ale, che gesto? Sì, sì. Arrabbiato non con Ameli, evidentemente, probabilmente con se stesso, perché chiedeva di più la sua moto. I due alla fine si ringraziano. Chiude anche Trubia in quarta posizione, mentre aspettiamo Zampa, che ha provato comunque a divertirsi. Cercheremo di capire anche nel circuito chiuso se il setup è stato quello corretto o quello sbagliato. Anche per quanto concerne la sua moto, aspettiamo Trubia mentre sventola sempre il bandierone finale. Speriamo che possa arrivare il ragazzino.
Mattia Zampa, eccolo qua del Club Misano, termina anche la sua gara, Ale. Chiudiamo volante perché poi andiamo nel paddock circuito chiuso. Sì. Gara interessante da parte di Cervioni, che ha creato un bello stacco. Ameli Dignotti se sono dati di santa ragione. Sì, darei un bel 9 per Ameli Dignotti perché ci hanno fatto divertire. Cervioni è andato. Ci aspettiamo tanto da gara 2. Esatto, esatto. Ci aspettiamo tanto da gara 2, Ale. Andiamo nel circuito chiuso per i raffronti finali, anche per le interviste post prima gara. Ci vediamo invece noi con gara 2. Ciao ragazzi. Andiamo a prendere Cervioni Alessandro, partito dalla pit lane, mi sembra è arrivato. Forse è arrivato primo. Ciao Alessandro, com'è? Beh, è stata una gara bella, però in griglia di partenza non partiva più la moto e quindi mi sono un po' preoccupato. Però dai, siamo partiti dalla pit, siamo riusciti a fare una buona partenza, abbiamo infilati subito alle prime due curve e da lì sono andato via e l'ho vinto. Ho girato con ampio margine. Dai, va bello. Soddisfatto tu e contentissimo il papà, vedo. Sì, grazie a voi. Ciao, ciao papà. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Vittorio, com'è andata questa gara? È andata bene, ho sbagliato la partenza, come al solito e anche come credevo, perché le partenze non so fare. Poi ho visto Cervioni davanti allungare, non sono riuscito a tenere il suo passo perché ho rischiato troppo e dopo rischiavo di buttare la gara. Dietro avevo anche quello della MGP, un altro della MGP, sempre attaccato, però fortunatamente ce n'avevo di più in lungo. Lo sentivo nel misto attaccato, ma ho chiuso tutte le porte e la gara è finita così. Quindi il prossimo obiettivo è lavorare un po' di più sulla partenza, giusto? Sì. La partenza non la so proprio fare. Ma ce la farai per la prossima, grazie. Sì. Ciao, grazie.